La rubrica Messi alla prova con gli scienziati dell'Università Bicocca che confrontano sacchetti di plastica e sacchetti biodegradabili. Sentiamo Andrea Silla. La rubrica funziona probabilmente perché riesce a portare un problema di tutti i giorni in un laboratorio. Rispondere in 20 secondi alla domanda all'inizio è stata una cosa che ha spaventato, almeno a me ha spaventato. Poi uno si rende conto man mano con l'esperienza che tutto sommato 20 secondi non sono così pochi. È importante infatti riuscire ad esprimere con concetti semplici cose anche difficili. Non mi aspettavo dei docenti così tanto televisivi che sono stati al gioco e hanno cercato di riprodurre le loro lezioni, le loro ricerche in 1 minuto e 45 e vi assicuriamo che non è esattamente semplice. È un ottimo banco di prova anche per la didattica, anche per trasferire concetti di ricerca agli studenti. Al prossimo laboratorio. Diciamo che è più difficile che fare lezione alle 5 del pomeriggio agli studenti, perché sostanzialmente in un minuto e mezzo o anche meno bisogna raccontare un progetto di ricerca che magari dura da anni. Siamo passati dai sacchetti di plastica all'inquinamento, siamo passati dai rimedi della nonna affrontati scientificamente, cioè quelli per curare il raffreddore per intenderci, ad altri sistemi molto elevati di analisi piuttosto che, insomma, è come dire che il mondo della ricerca universitaria in qualche modo affronta tanti aspetti e in qualche modo impatta anche coi problemi della vita di tutti i giorni. Per tutto l'inverno abbiamo parlato di aghi respirabili a Milano. I laghi lombardi attirano da sempre turisti da tutto il mondo. Non sappiamo se sia stato Forrest Gump col suo film e suo amico Bubba, ma diciamo che negli ultimi 15 anni si è scatenata una vera e propria passione per i gamberi, salata di gamberi, gamberi fritti. A noi piace molto far vedere che la nostra ricerca è anche concreta, può arrivare nella vita di tutti i giorni, anzi arriva nella vita di tutti i giorni. Noi normalmente registriamo una mezz'ora di girato buono, a quel punto andiamo in montaggio e cerchiamo di rendere e di accorpare tutto il materiale in 1 minuto e 45, alternando naturalmente delle immagini particolari, di un dettaglio all'immagine della scena che noi cerchiamo di raccontare. Cerchiamo in qualche modo di rendere ancor più televisivamente quello che i docenti hanno raccontato poco fa. Possiamo fare un promo per cui noi siamo pronti a girare le prossime puntate di Super Quark. Il tossico deve fare una cosa. Eccolo, professoressa. Senta, dobbiamo fare una piccola integrazione, nel senso che per far capire che è tossico lo deve fare con la maschera antigas. Che cosa? Quello che ha fatto prima. Sì. Per far capire che l'ossido di titanio, se non viene correttamente fissato, può essere tossico, lo facciamo con la maschera antigas. Ma è una roba diversa però questa, non è... È una ripresa nuova praticamente. Sì, diversa. Ma perché dobbiamo mettere? Ma dai, è uno scherzo. Dove l'ha presa? Com'è?